leggervi una favoletta. Per me è una grandissima gioia. Spero che abbiate la pazienza di ascoltarmi. Goccia è sempre rimasta dentro una boccetta d'inchiostro. Ora vorrebbe tanto uscire e finire su un bel disegno, ma il destino ha preparato qualcosa di diverso per lei. Un evento imprevisto, un incontro magico, un'amicizia speciale. Un vento dispettoso sollevava le foglie secche nel vicolo. Le portò su, sempre più su, fino alle finestre del più bravo illustratore della città. Il vento bussò forte sui vetri e i disegni sul tavolo cominciarono a tremare. L'illustratore non c'era, era sceso a comprare un po' di pane caldo. C'era solo una goccia di inchiostro che sospirava nella sua boccetta. Erano molti giorni che sperava di uscire e finire su uno di quei meravigliosi disegni. Il vento fece cigolare i cardini dalla finestra. L'illustratore l'aveva chiusa male e lei tremò sempre più forte fino a spalancarsi. I disegni appoggiati sul tavolo presero il volo. Cominciarono a volteggiare nella stanza, giravano, si avvitavano e danzavano, passavano davanti alla boccetta d'inchiostro come tanti sogni. Vorrei tanto camminare su uno di quei fiori, chissà che profumo. Vorrei tanto correre in quel luogo misterioso, sarebbe una bella avventura. Vorrei tanto guardare il mondo con quegli occhi, potrei vedere tante cose. Bianco volava danzando verso di lei. Era un fiocco di neve, brillante, leggero, intricato, bellissimo. Il fiocco chiese: posso? Goccia rispose: sì. E si sentì felice come non era stato mai, come lo sono io adesso con voi bambini. Il loro abbraccio durò per sempre. Avevano infinite storie da raccontarsi.